Un saluto a tutti da Snowkids e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. In questo video, ragazzi, notturno, vedete come vedete è l'una e tre minuti, perché mi è stato esplicitamente chiesto di fare questo rolling intorno all'una, in quanto Guiti è fortunato, mi ha detto, intorno a questo orario. Quindi non posso tanto fare casino, in quanto se urlo si sente praticamente rimbomba in tutta la palazzina, sono a fianco alla porta d'ingresso. In questo roll andremo a cercare, ragazzi, come se non ci fosse un domani, Aries. Infatti mi ha chiesto tantissimo di trovargli questo eroe e quindi andiamoci a provare e speriamo di trovarlo. Già un Aries una volta che mi hanno chiesto l'ho trovato, ragazzi. Spero di essere fortunato anch'io intorno a quest'ora perché sinceramente non ci ho mai rollato. Quindi iniziamo subito, ragazzi. Roll da 150. Iniziamo con un bel ciclope. Dai, Aries. Aries, ti prego, fammi trovare Aries perché quando qualcuno mi chiede Aries mi sale il senso del dovere, quindi dai, vai, Aries, dai. E invece, ragazzi, una sequela di blu regina serpente, carnefice, ragazzi, non si vede l'ombra di un leggendario panda, ciclope, dai, tecnico. Ragazzi, vedete, io all'una non sono molto fortunato, non sono molto fortunato. Demone dei ghiacci, licantropo, si è incantato, ragazzi, sciamano. Strega del gelo inutilissimo. Attenzione, faraone che non è Aries. Dai, 7200 gemme deve uscire assolutamente Aries. Vai, regina serpente. Aries, dai, dai. E invece niente, ragazzi. Attenzione, sirena, sirena, non è Aries, ragazzi, non è Aries. Non è Aries proprio, non è Aries di Aries. Quindi vai, dai. Ti prego, carnefice, linfa, alchimista, licantropo, angelo, ragazzi, niente da fare. Non ne vuol sapere, quindi praticamente con 5000 gemme siamo al giro di boa. Dobbiamo per forza fare un triplo e trovare questo Aries proprio ora. E invece niente. Sembra davvero incredibile. Non riesco a trovare, ragazzi, l'eroe che mi serve. Eppure certe volte sono curiosissimo. Perché tutti questi blu? Perché? Perché? Regina Serpente, il demone dei ghiacci fottuto. Ma vuoi uscire, Aries maledetto? Dai! Dai, Aries! Dai! Ma no, non ci posso credere. Tutti blu, ragazzi, 3000 gemme. Tutti blu! Tutti blu. Cioè, guardate, ragazzi, io sono impotente davanti a questa cosa. Non vogliono uscire leggendari. Cioè, non c'è verso. Ciclope. E io faccio un triplo, ragazzi. Che devo fare? No, cioè, aumentiamo la capacità slot, quindi andiamo a togliere qualche eroe. No, mi deve fare assolutamente la sorpresa. Mi deve uscire Aries perché non è possibile. Allora, ultime gemme. Non possiamo sbagliare. Cioè, abbiamo 2500 gemme. Vogliamo Aries adesso, devi uscire. E invece, ragazzi, cioè, è un record di blu. Cioè, io non ci posso credere, 1800 gemme mi sembrano 150. Perché? No, barba, però aspettate, mettiamo che gli serve barba bianca. Cioè, finalmente diciamo un leggendario. Speriamo che non ce l'ha, invece ce l'ha. Però ce l'ha prima Evo. Vediamo se almeno gli ho svoltato un doppione per la seconda evoluzione. Almeno, ah, meno male, almeno un doppione, cioè, perché altrimenti davvero. Adesso dovrebbe farmi il sorpresone e regalarmi Aries, ma io sono sicuro che non me lo dà. Cioè, io sono praticamente sicuro. Attenzione, Medusa. Vediamo se c'ha Medusa. Ti prego, dimmi che non ce l'ha almeno un eroe nuovo. L'ho trovato. Dimmi che non ce l'ha Medusa. Non ce l'ha Medusa. Dai, almeno un eroe nuovo, ragazzi. Abbiamo trovato proprio in calcio d'angolo la palla che rotola e rimbalza la bandierina. Cioè, è una cosa incredibile. Va in calcio d'angolo perché davvero c'è Medusa. Non è che sto dicendo una stronzata e c'è Medusa. A quanto pare no. E quindi, ragazzi, nuovo eroe. Andiamolo a scartare. Assolutamente. Dai, almeno un eroe nuovo, anche perché è utile, a me piace Medusa.
Eccola qui, vediamo un po' con quale talento è uscita. Vediamo un po' un bastione 1 che vabbè si trova il talento. Col talento io non sono mai fortunato, tranne una volta che sono stato culosissimo, però non mi ricordo con quale talento. E quindi non rimangono che pochissime gemme. Vediamo se ha le carte, quindi possiamo rollarci tutte praticamente. No, gli lasciamo 150. E andiamo a vedere, ragazzi, dopo Medusa eroe nuovo ci vuole soltanto un miracolo. Ci vuole soltanto un miracolo. 1, 2, Karius! Oh my god! Cioè, ragazzi, soltanto un miracolo ci voleva ed è successo! Questa è la cosa più epica, ragazzi, della storia! Della storia con l'ultimo roll, praticamente con l'ultimo roll. Grande, sono felicissimo. Mi ha detto di dirgli se glielo trovavo, ma gli faccio la sorpresa, non glielo dico. Incredibile, ragazzi, all'ultimo roll. Non ero così felice neanche se lo trovavo per me la prima volta, ve lo giuro, perché ce l'avevo qua, ce l'avevo, me lo so tirato troppo. E quindi dai, che possiamo fare? Con l'ultimo proprio troviamo Michael. Invece no, vabbè, dai. Ragazzi, che storia. E andiamo a prendere Aries, ragazzi. Unbelievable. All'ultimo roll, cioè abbiamo anche una carta eroe leggendario, vediamo un po', utilizziamola. È uscito un Duca Zucca che non so se gli serve per seconda Evo, ma quello che interessa a noi ragazzi è questo. Utilizziamo Aries, eccolo qui. Ed è stato fortunato a luna di notte, aveva ragione lui ragazzi, è stato veramente fortunato perché comunque era accumulato due nuovi eroi più barba per seconda Evo, quindi comunque un colpaccio, non si può dire niente. Andiamo a vedere il talento ragazzi, siamo stati fortunati con Aries, già vedo spargimento 2, vabbè, trovi Aries, non c'è niente da fare. Aries e Medusa, ragazzi, supereroi, quindi davvero felicissimo per Guiti, che faccio fatica a pronunciare, ma davvero so soddisfazioni questi roll. E quindi vi invito a lasciare un bel like perché questo roll se lo merita proprio tutto. Un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo come sempre nel prossimo video.